Questi appuntamenti possono diventare la novità, ma la novità ci sarà quando i grandi verranno anche in massa, non a fare passerella, a chiedere di ascoltare i giovani. L'odio, che dovrebbe essere parte di me, non c'è. Me lo sono sempre chiesta. Ho detto, come mai io non odio nessuno? Perché io non sono come loro. Avevo soltanto 6 ore di vita. Pensate che il mio è stato il primo caso in Italia a superare un'epatite tossica fulminante da ecstasy e il secondo caso in tutto il mondo. E tutto questo per 4 ore di sballo. Abbiamo deciso, abbiamo scelto di mettere al primo posto il volerci bene, il voler stare insieme indipendentemente da tutto. Io ho fatto tanti incontri. La mia vita si potrebbe definire un continuo incontro con tantissime persone. Però l'incontro più importante che ho fatto nella mia vita è stato l'incontro con Dio. Questa piazza è piena di un bene, di un amore che già voi avete testimoniato, che già voi ci avete regalato. L'odio non ci fermerà, è la consegna di questo quinto incontro mondiale. Vorrei che col vostro silenzio, che con la vostra presenza, col vostro eccomi, diceste nel vostro cuore, con noi ricomincia veramente un mondo nuovo.